nella scorsa puntata di Resto Fermo in Italia. Nazario inizia la sua giornata con tante idee, si parte con una buona sedia, poi costruisce uno scolapasta a chiappa mosche, e realizza un nuovo forno tossico, con il quale ha cucinato dell'ottima carne. Finita la pacchia, torna a dormire. Non riesco a dormire, non so il perché, non ho tanto sonno. E prima ho sentito delle volpi che si picchiavano, non lo so, e niente, mo sono uscito un attimo dalla tenda, sto facendo un piccolo giro intorno alla tenda per vedere se mi cala un po' il sonno, ma proprio zero totale. Nella tenda, come nei giorni prima della quarantena, stavo riflettendo molto sul giorno in cui tornerò a casa. Come molti di voi sanno, sto facendo questo viaggio e a breve farò 11 mesi che sono fuori casa. Ho percorso quasi 8.000 km e forse me ne mancano ancora 2.500-3.000, quindi non sono lontanissimo. Stavo pensando al fatto che una volta ritornato a casa, questo progetto si concluderà. Inizierà sicuramente un nuovo cammino per me che non sarà basato sul cammino in sé, ma proprio un nuovo percorso di vita. E forse è questo che non mi fa dormire, questo pensiero, perché non so cosa mi aspetta. Non voglio essere limitato, non voglio fermarmi, vorrei fare tante cose, vorrei fare grandi cose per me, ma anche per le persone che amo. Ci sono tanti segreti in questo progetto che forse un giorno svelerò e ci sono tanti progetti collegati a questo mio progetto che un giorno vi mostrerò. Vi chiedo di continuare a seguirmi, anzi vi ringrazio perché state comprendendo i miei sentimenti, avete compreso il mio viaggio e la mia situazione. Quindi siete delle persone speciali e sono convinto che anche voi nella vostra vita, con una buona base, farete grandi cose. Detto questo, finito il mio sfogo notturno, proviamo a dormire. Buonanotte. Guardate qua cosa mangio oggi per fare colazione. In questi giorni mi avete detto di rifare il tetto perché ha una specie di curvatura al centro, che però non è dovuta al fatto che sta per crollare, ma semplicemente perché i rami che ho utilizzato sono già storti così di loro, quindi è dall'inizio che sta così sto tetto, però è abbastanza resistente e non credo che cadrà mai. Comunque oggi lo modifichiamo un pochettino, vediamo se riusciamo a raddrizzarlo un po' e a coprirlo nel miglior modo possibile. Quindi rimborchiamoci le maniche che non abbiamo e via, andiamo. Sul tetto interveniamo, le manine ci mettiamo. Quando ho raccolto la corteccia per la prima volta era pesantissima e davvero fragile. Adesso che si è asciugata è leggerissima e ancora fragile. Vediamoci anche questi che ormai non servono più.
Eccola. Oppa. Prima di tutto devo trovare dei rami come questo, bello lungo ma soprattutto dritto e che tocca entrambi i lati del tetto. E purtroppo il tetto non lo posso rialzare perché non so se vedete, ma la base del tetto, che sarebbero questi rami grossi, sono appoggiati sulle pedane e questo mi permette non solo di avere un tetto più stabile, che non faccia così, ma anche di tenere le pedane belle ferme, quindi rende tutto più forte. A parte questo, comunque alla fine non è bassissimo, cioè mi arriva qua, quindi va più che bene. Camminerò un po' così, ma va bene, dai. Diciamo, non è proprio dritto dritto, però sicuramente sarà utile. Torniamo al campo base. Ci siamo quasi, il nostro tetto è quasi finito. Sì. Oh, finito, ecco qui il mio nuovo tetto. Guardatelo qua, molto più dritto dell'altro e anche molto più solido. Ovviamente non è un tetto antipioggia, ma è comunque un tetto molto utile per ripararmi dal sole. Per la pioggia non è assolutamente un problema, ho camminato tanti giorni sotto la pioggia, ho una tenda impermeabile e nel caso in cui venga a piovere, cosa che secondo me per il momento non succederà, ho i teli, gliene butto uno sopra e via. Non la voglio coprire adesso con i teli perché se ci sbatte sopra il sole, siccome sono teli neri, poi muoio di caldo io all'interno. Comunque sono soddisfatto, a me piace, non è male, è leggermente più alto dell'altro, è molto più stabile dell'altro. Ci ho rimesso sopra la corteccia perché comunque è leggera e, come vi ho già detto, mi protegge molto dal sole. Eccolo qua. Detto questo, adesso diamo una bella pulita, risistemiamo il tutto e prepariamoci perché a breve si magna. E mentre sistemo per tutto viene Mario e mi porta la pietra refrattaria, eccola qua, che utilizzeremo nei prossimi giorni, e mi ha portato anche un po' di menta, che utilizzeremo oggi per fare un piatto prelibato. Mettiamoci al lavoro. Signori, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo, dato che ci abbiamo della menta, una pasta particolare con pancetta da forno che abbiamo appena comprato e un po' di panna. Vi faccio vedere cosa ne esce fuori. Prima di tutto laviamo la nostra menta. Che getto! Mamma, fortissimo sto rubinetto qua! Iniziamo con lo spezzettare le foglie della menta. E adesso passiamo alla nostra pancetta da forno. Questa è la nostra pancetta da forno. Ok, siamo pronti. Padella, un filo d'olio, pochissimo. Mettiamoci la nostra pancetta, eccola qua. Oh. Mettiamogliela tutta. E verso il fine cottura ci aggiungiamo la menta per dare un po' di gusto in più.
Nel frattempo che le cuoce, iniziamo a metterci un po' d'acqua nella nostra padellina. Mentre la pasta cuoce, vi mostro il mio nuovo scolapasta che adesso proveremo e vi dico il perché è più igienico di questo, semplicemente perché questa è stata messa sul fuoco e si è formata quella polverina nera molto più tossica della griglia che abbiamo usato ieri. A parte questo, poi questa l'ho lavata con aceto e l'ho disinfettata sul fuoco, quindi è assolutamente disinfettata e molto più igienica rispetto a quell'altra. Adesso la testiamo e vediamo se funziona o se tutta la pasta cade a terra. Speriamo di no. La pasta sta cuocendo, la pancetta sta aspettando, lo scolapasta adesso è pronto, chissà cosa succederà. Benvenuti in casa Nesta, pulirsi i piedi prima di entrare. Questo cartellino è spettacolare. Ci siamo, il momento della verità. Inseriamo il nostro scolapasta, lo blocchiamo con il dentino, tiriamo questo pezzo perché il manico scotta, così lo possiamo tenere fermo e via, proviamoci. Ah, prova scolapasta, eccolo. Perfetto, oh, ma sono contento, ha funzionato molto molto bene. Oh, perfetto, mi sa che abbiamo esagerato un po' oggi. Beh, ci siamo pronti e ta-tan! Ecco qui il risultato, pasta con panna, pancetta al forno e menta. Non so se l'avete mai assaggiata, ma vi assicuro che è buonissima. Buon appetito. Spero mi basti. Buona, buona. Buonissima. E anche questo sacrificio oggi è stato fatto. Basta. Qua sto mettendo la panciotta. Non è positiva sta cosa. Comunque, me l'avete chiesto in tanti, il trucchetto della mela. Come si apre la mela con la forza bruta, usando solo le mani, tagliandola a metà. Ne ho presa una, eccola qua. Opla, ecco qui la nostra mela. E adesso vi mostro il trucchetto. Ta-tam! Ecco qui la nostra mela, qui c'è la telecamera collegata al mio telefono, così posso vedere cosa riprendo. E niente, allora vi mostro il trucchetto qual è. Semplicemente c'è una piccola fossetta sulla testa della mela che bisogna trovare con il nostro pollice. Se noi mettiamo il pollice giù e giriamo la mela, ci accorgeremo che c'è un verso dove il pollice appoggia su tutti i lati. Questo è il verso giusto. Quindi teniamo il pollice fermo così, mettiamo l'altra mano o con un altro pollice, la mela è un po' piccola, facciamo pressione, ci siamo quasi, ed eccola qua, la mela si spezza a metà. Questa era un po' dura però, cioè è quasi uguale, pesa più o meno uguale, quindi diciamo che è andata abbastanza bene. Buona. La vuoi la mela? Vieni. Oh. Bravo, bravo cucciolone. Buono? Mamma mia, ma quanto sei bella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 52, 53, 54 palline. Totale 54 palline, non 63-64 come ho detto ieri. C'è anche la nostra pallina da tennis e nel conto ci ho messo anche Frank. Ciao Frank! Stavo pensando di costruire o una porta per il rifugio domani o di fare una panca. Ho a disposizione altro legname, quindi potrei metterci mani e costruire qualcosa di particolare. Però forse la porta al momento mi è più utile. Voi che dite? Voglio provare una cosa. Ta-tom. Chissà se funziona ancora. Alla grande. Wow. Ah. Stai qua e fai la brava. Adesso voglio provare a colpire la cassetta alla Rambo.
Sì, l'ho colpita! Mamma mia, cacciatore! Colpita. Anche questa giornata sta arrivando a termine, anche se ancora a giorno vi assicuro che tra qualche minuto sarà buio. Eccola la mia piccola casetta. Sono molto contento del tetto che ho fatto, la vedo bella quadrata adesso. E sono contento anche di come ho mangiato, del funzionamento dello scolapasta. Oggi è stata una bella giornata, sono soddisfatto. E domani o nei prossimi giorni proviamo anche la pietra refrattaria. E cerchiamo anche di fare domani, se sarà possibile, una specie di caffettiera. Sto mettendo da parte un po' di lattine e poi troverò un modo per crearne una. Chissà che, sperando che non mi esploda in faccia. Detto questo, io adesso vi saluto e mi raccomando, se vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Ciao belli!